Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero che ogni volta vi accompagnerà sempre più nel mondo dell'occulto. Prima di cominciare volevo ricordarvi che abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica viraltop.segnalazioni@gmail.com che troverete in descrizione, affinché possiate inviarci le vostre segnalazioni sul paranormale in modo che vengano studiate e successivamente pubblicate. Dopo tanto tempo, ritorniamo con un'altra delle nostre rubriche, chiamata Misteri Risolti, ove dopo accurate ricerche ed indagini, narriamo di otto eventi assolutamente strani che sono accaduti nel corso della storia e per i quali nessuno è stato in grado di fornire alcuna spiegazione convincente. In questa puntata vedremo l'incredibile storia di un animale che parla perfettamente. La reincarnazione di due sorelline, la storia di un astronauta vittima di un'apparizione spettrale nello spazio e molti altri misteri. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel mondo oscuro dei misteri risolti, parte seconda. Cominciamo. Numero 8. La SS Orang Medan. Nel giugno del 1947 fu raccolto un agghiacciante messaggio di riscatto che recitava: "Tutti gli ufficiali, compreso il capitano, sono morti." Questo fu seguito da un codice Morse indecifrabile e da un ultimo messaggio inquietante: "Sto morendo." Poi il silenzio. Il messaggio fu raccolto dalle navi vicine e dalle postazioni di ascolto, che identificarono la nave nel mercantile olandese SS Orang Medan, localizzandola nello stretto di Malacca che separa l'Indonesia dalla Malesia. La nave mercantile più vicina, la Silver Star, accorse in suo aiuto, arrivando presto al fianco della nave olandese, venendo accolta da una macabra visione. Tutti i membri dell'equipaggio giacevano morti, i loro cadaveri sparsi sui ponti, i loro occhi erano ancora aperti e le espressioni di puro terrore erano impresse sui loro volti. I soccorritori trovarono anche l'operatore radio morto con la mano ancora sull'apparecchiatura Morse ed aveva gli occhi spalancati. Non c'erano segni di ferite su nessuno dei corpi. Fu presa la decisione di rimorchiare la misteriosa nave in porto, ma prima che potessero prendere il largo, il fumo iniziò a fuoriuscire dai ponti. La squadra presente si affrettò a tornare alla sua nave, avendo a malapena il tempo di tagliare le cime di rimorchio prima che la SS Orang Medan esplodesse ed affondasse rapidamente. Fino ad oggi, la causa della morte del suo intero equipaggio rimane un mistero. Numero 7. La base di Dulce. Si tratta presumibilmente di un complesso sotterraneo top secret, sito sotto la Mesa Arculeta, a Dulce, nel New Mexico. Affermazioni che la base sia un laboratorio di genetica, in cui gli umani e gli alieni conducano in modo cooperativo esperimenti inquietanti, sono state rivelate nel tempo attraverso vari documenti trapelati, vari rapporti di testimoni oculari ed ex dipendenti. Gli strani ronzii, che sembra emanare il terreno della città, si aggiunge alla speculazione sul fatto che siano presenti delle strutture sotterranee, così come la presenza di elicotteri militari che vengono avvistati nella zona. Un autore noto come la piuma di Branton afferma di aver intervistato gli ex lavoratori della base, i quali hanno affermato che lì vengono condotti esperimenti su pesci, foche, uccelli e topi, i quali vengono alterati geneticamente. Si dice che ci siano umani con più braccia e gambe e diverse gabbie con creature umanoidi a forma di pipistrello alte fino a 2 metri. Gli alieni hanno insegnato molto agli umani sulla genetica, cose utili e molto pericolose, stando a quanto dicono i testimoni. Il governo degli Stati Uniti, fino ad oggi, nonostante le prove e le testimonianze, ne ha sempre negato l'esistenza. Numero 6. Jeff, la mangusta parlante. Jeff era una strana creatura simile ad una mangusta che viveva con la famiglia Irving in una fattoria vicino al villaggio di Dalby, sull'isola di Man.
L'esistenza di Jeff è un vero mistero. Fu interpretato come un poltergeist, un criptico e naturalmente uno scherzo. Nel settembre del 1931, gli Irving iniziarono a sentire strani rumori di graffi provenire dalla soffitta della loro fattoria. Presto, i graffi divennero più simili al suono di un bambino, per poi assomigliare ad un bambino che impara a parlare, iniziando ad esprimere subito dopo chiare parole. Nel tempo, gli Irwings adottarono l'animale, che aveva evoluto il suo linguaggio, al punto di definirsi uno spirito terreno. Il caso fu indagato da Jerry Praise, un rispettato giornalista americano, ma a parte alcune fotografie sgranate di uno strano animale che vagava per i campi fuori casa, non fu mai registrato nulla di sostanziale. Sull'isola di Man, tutti accettano questa storia come fosse vera, e tutti sono sicuri che Jeff sia realmente esistito. Numero 5. Il quarto messaggio di Kryptos. Nel 1988, la famosa e temuta CIA commissionò all'artista Jim Sanborn di scolpire un'opera d'arte per installarla all'esterno degli uffici dei campus di addestramento dell'American Central Intelligence Agency. Ma il lavoro che Sanborn scolpì non era uno qualsiasi, ma un pezzo di bronzo crittografico alto 4 metri che avrebbe messo alla prova le abilità dei migliori crittografi del mondo, poiché la statua ha 865 caratteri scolpiti con un messaggio che ancora non è stato completamente decifrato. L'opera d'arte fu giustamente chiamata Kryptos, un termine greco che significa nascosto. Nel 1988, David Stein, un analista della CIA, scoprì alcuni messaggi in codice, ma i suoi datori di lavoro non gli permisero di rendere pubblica la notizia. Ora, è noto che la scultura abbia 4 messaggi in totale e che Stein sia riuscito a decifrarne 3, ma il quarto messaggio rimane un mistero. Numero 4. La reincarnazione delle sorelle Pollock. John e Florencia Pollock erano una coppia britannica che perse le figlie di 11 e 6 anni il 5 maggio del 1957 in un incidente stradale. Un anno e mezzo dopo, Florence mise al mondo una coppia di gemelle che battezzarono con i nomi di Gillian e Jennifer. Quando le bambine iniziarono a parlare, i loro genitori rimasero sorpresi dai ricordi delle bambine, che corrispondevano alle vite delle sorelle morte alcuni anni prima. Furono in grado di ricordare nomi e circostanze di cui le gemelle non potevano essere a conoscenza. I loro genitori dissero di averle sentite parlare dei ricordi del terribile incidente che uccise le prime sorelle Pollock, ascoltando le seguenti parole: «Non voglio che mi succeda di nuovo, è stato orribile. Le mie mani erano piene di sangue, così come il naso e la bocca», disse Jennifer. Gillian le rispose dicendo: «Non ricordarmelo, sembravi un mostro e qualcosa di rosso uscì dalla tua testa». I ricordi delle gemelle scomparvero all'età di 5 anni, un'età considerata dai ricercatori come il limite in cui un bambino può ricordare 20 di vite precedenti. Questo è considerato uno dei casi di reincarnazione meglio documentati della storia. Numero 3. L'occhio di Delta. Si tratta di una misteriosa isola situata vicino alla costa nord-orientale dell'Argentina. Fu scoperta dal regista Sergio Neuspilerm mentre esplorava la zona attraverso Google Maps alla ricerca di un posto per girare un documentario. Dopo aver visto quella strana formazione, si concentrò nello studiarla. Ed ora è diventata una grande incognita per gli scienziati di tutto il mondo. Il cerchio galleggiante ha un diametro di circa 118 metri, circondato da un sottile canale d'acqua. I cerchi hanno una forma molto perfetta, quindi è difficile credere che l'isola si sia formata naturalmente.
Molte teorie sono emerse dalla sua scoperta. La più famosa di tutte è l'idea che l'isola stia cercando di nascondere un immenso complesso scientifico, dove vengono effettuati esperimenti classificati come top secret. C'è anche chi sostiene sia un camuffamento di una base aliena, situata in una posizione tranquilla sotto la superficie. Ma l'unica cosa certa è che l'isola sia un mistero. Numero 2. La Sacra Sindone. La Sacra Sindone di Torino è una delle reliquie religiose più misteriose e piene di incognite di tutti i tempi, poiché molte persone assicurano che il volto che si intravede nel tessuto sia simile a quello di Gesù di Nazareth, attribuendogli negli anni diversi miracoli. Ciò che più sciocca la comunità scientifica è che il test al carbonio 14 non può essere eseguito con precisione. Il primo che fu realizzato mostrò che il sudario avrebbe avuto 1400 anni, il che ne avrebbe reso impossibile l'appartenenza a Gesù. In seguito questo test fu scartato a causa di alcune irregolarità nella procedura. I test fatti negli anni hanno mostrato più volte datazioni diverse, in quanto il tessuto è stato più volte ritoccato a causa del deterioramento ed a causa di un incendio del quale fu vittima. Ma la questione è: si tratta davvero del volto di Gesù? A chi apparteneva veramente? Come mai un volto umano è così ben impresso sul tessuto? Questi sono solamente alcuni dei misteri che solleva il famoso sudario. Sicuramente è un argomento al quale gli verrà dedicata in futuro un'intera puntata. Numero 1. Il fantasma nello spazio. Nel 2003, Yang Li Wei divenne famoso in tutto il mondo per essere il primo astronauta cinese in orbita. Yang compì un volo di 21 ore intorno alla Terra per imbarcarsi sulla navicella spaziale Shenzhou 5. Poche ore dopo, nel silenzio dello spazio, Yang stava svolgendo compiti di controllo quando improvvisamente sentì qualcuno bussare alla porta della navicella. Completamente terrorizzato, Yang riferì l'accaduto alla base Terra, che gli disse che probabilmente si trattava di detriti spaziali che si stavano schiantando contro la navicella. Yang negò questa possibilità, in quanto sentì chiaramente qualcuno bussare intenzionalmente alla porta per 3 volte. Yang si avvicinò per controllare, ma non c'era nessuno. Improvvisamente, però, accadde di nuovo. Yang, completamente terrorizzato, si rinchiuse nell'abitacolo. Una volta tornato sulla Terra, la sua esperienza passò alla storia come uno dei più grandi misteri dell'aeronautica spaziale. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.